Attenzione a non svegliare il serpente di Gallumir. È una potente creatura soprannaturale che è stata intrappolata tra le pareti di questo abisso. Se dovessi incontrarlo, fuggi! La leggendaria armatura draconica fu forgiata dai draghi molti secoli fa. Devi trovare i draghi sopravvissuti se vuoi ottenere questa possente corazza. Questa barriera magica fu eretta dai draghi in tempi remoti. Solo chi è degno di indossare l'armatura draconica può oltrepassare questo cancello di fuoco. Thank you.
Ehi, Daniel, ho qualcosa per te, forse. Ma non ho la più pallida idea di che cosa sia. Ti tenta? Poiché i contadini sono stati catturati dai demoni delle tenebre, qui gli animali stanno morendo di fame. Al castello Pellegrino. Ai tempi del re Pellegrino, questa magnifica costruzione era la sede del trono e la dimora di tutta la famiglia reale. Ora è abitato soltanto da fantasmi e da ricordi dimenticati. I contadini sono tenuti prigionieri nel cortile. Al primo accenno di guai, i demoni delle tenebre li getteranno tra le fiamme. Svelto, uccidi i demoni di guardia e libera i contadini. Grazie per averci salvato, gentile signore. Perdonateci, signore, ma non abbiamo nessun maiale da darvi. Ma vi prego, accettate questi sassi dorati e lucenti in segno della nostra riconoscenza.
Sir Daniel Fortescue, quanto tempo è passato! Benvenuto al Castello Pellegrino. Che peccato vederlo in queste condizioni. Il gioiello della corona di Gallomir è divenuto il rifugio maledetto dei demoni delle tenebre, l'esercito di Zaron. Tempo fa, questo luogo era la sala del trono di Re Pellegrino. Ora i suoi corridoi sono infestati da demoni ripugnanti. Lo spirito del re ne sarà sicuramente affranto. A volte si può vedere il fantasma di Re Pellegrino vagare in queste sale o sedersi tristemente sul trono. Trova la sua corona e forse riuscirai a invocarlo. Fu eretto sulla cima di un vulcano dormiente. Questa enorme chiusa è tutto ciò che ti separa da una pioggia bollente. Sir Fortescue, il più nobile dei miei cortigiani, il più audace dei miei capitani. Oh, com'è triste incontrarci in questa occasione, adesso che il destino del regno è di nuovo nelle tue mani. Ma, buon Dio, Fortescue, che hai fatto alla guancia? Oh, sfortuna, vecchio mio. Ascolta, l'esercito dei demoni delle tenebre di Zarok è nascosto in quella montagna. E mentre noi stiamo qui a parlare, si prepara ad invadere Gallomir. Per impedirglielo, dobbiamo distruggere il castello in cima alla montagna e liberare la lava dietro le porte delle chiuse. Posso portarti alla leva che apre le porte, ma dovrai azionarla da solo. Ovviamente è una missione molto pericolosa, anche per un uomo morto. Immagino che quando Zarok si accorgerà di ciò che hai fatto, vorrà farti trascorrere l'eternità nel tormento più atroce. Ma so che queste cose non hanno effetto su di un uomo della tua tempra, vero Fortescue? Magnifico! Buona fortuna, amico mio! Mm.
La lava è stata liberata, Sir Daniel. Il castello sta crollando. Non ti resta molto tempo per sconfiggere i golem di pietra e fuggire dall'inferno che si scatenerà qui. Salve, straniero. Ho un regalino per te. Perché non chiudi gli occhi e non tendi le mani? Thank you.
Capitano, ho creduto che fosse opportuno informarvi della presenza di un clandestino a bordo. Ho detto agli uomini di perlustrare i ponti e sbarazzarsene. Bene, voglio quel cane rabbioso impiccato alla varia di Pennone con le sue stesse budella! È davvero necessario? Non potremmo dargli una strigliottina e farlo scendere al prossimo porto? Ascoltami bene! Fra gli uomini imbarcati non ce n'è uno che non farebbe passare sua nonna sotto la chiglia per le monete che tiene fra i capelli! Niente rimbrotti! Portatemi quel terraiolo e gli aprirò un nuovo foro! Thank you.
Il capitano del vascello fantasma è un osso duro. Ti servirà qualcosa di più potente delle armi a tua disposizione per gettarlo fuori bordo. Sei tornato, Erfortex. Credo che sia grazie al mio scudo, ya? Ho qualcos'altro da darti. Qualcosa che potresti trovare davvero interessante.